Io penso che La la partita è stata piacevole. Abbia avuto uno sviluppo completamente diverso da come l'avevano preparata. Penso che Massimo voleva andare a prendere il Pescara nella propria area, invece Luciano voleva chiaramente aspettare e magari ripartire. Poi però il Perugia non riusciva a pressare alto e il Pescara è venuto fuori dimostrando poi con una superiorità, una supremazia territoriale evidente. Sono stati gli episodi chiaramente negativi a determinare il risultato. Probabilmente al Pescara è mancato quel pizzico di spirito operaio che in altre partite aveva fatto la differenza. Ha avuto più difficoltà, ha pagato più degli altri la partita Borrell, giocatore che ovviamente conosce molto bene Di Battista. Ma non per dare la colpa a lui. Probabilmente sì, forse qualche scelta nel primo tempo, ad esempio quando Giovani arrivava a fondo campo, lui era un po' in ritardo ad attaccare il primo palo, però io sono del parere che lui sia il giocatore ideale per far esprimere al meglio Galano e Machin, perché hanno bisogno di fraseggiare, non attaccano la profondità per caratteristiche, quindi di entrare magari con un fraseggio, con delle combinazioni. Lui è l'attaccante che può aiutarli sotto questo aspetto. Poi può capitare, insomma, parliamo sempre di un ragazzo 2000 che che pressioni ti ha ben figurato nelle partite precedenti. Più giocatori vanno in prima squadra, il nostro obiettivo primario di portare quanti più ragazzi possibili in prima squadra. Ci sono veramente diversi ragazzi nelle varie categorie che stanno ben figurando, abbiamo ragazzi in nazionale, è un buon momento per il settore.